Sbrigati, sbrigati, fa freddo. Ha cominciato a suonare. Non lo so. Andiamo. Come osa? Con quale diritto invade la mia casa? Fuoco! Il ragazzo è stato scelto per la sua intelligenza superiore. Fortezza Lorenzo. Darf ich Sie bitten, meine Herren? Gleiche Daten auf eine Art und Weise verändert durch eine Erfindung unserer Wissenschaft. Das arme Tier, wie Sie sehen werden, ist zweimal klug und zweimal schwer. Therese Bazet. Il ragazzo. Avevate promesso che non ci sarebbero state cavie umane. No! Non potete fargli questo! No! Lasciatelo andare! No!
Sette anni dopo, 1943. La Casa Bianca, Washington DC. Si chiama Progetto Rinascita, signor Presidente. La dottoressa Vaselli ha perfezionato il processo. Possiamo trasformare un menomato in un ragazzo forte come un atleta. Hitler ha già una versione di questo super soldato, un ragazzo italiano conosciuto come Teschio Rosso. Noi potremmo avere un reggimento di questi uomini e abbiamo trovato il primo volontario in California. Il suo nome è Steve Rogers. Da quando il padre è morto in guerra, Steve non è più lo stesso. Voglio che tu mi prometta che la porterai sempre con te, ovunque tu vada. La medaglia di papà. Oh, mamma. La foto è stata scattata sulla nave da un suo compagno. Stavano andando a Guadalcanal. Me l'ha fatta avere il comando militare. Basta con le lacrime. Ora vai e sii forte e coraggioso come lo è stato tuo padre. Ci proverò, mamma. Abbi cura di te e riguardati, figliolo. Ora preparati, verranno a prenderti tra pochi minuti. Ti voglio bene. Vieni, facciamo un'ultima foto con tutta la famiglia. Sì, sì. Immortaliamo l'eroe prima della partenza. Andiamo. Andiamo. Pronti? Ma dov'è? Ehi, aspetta un momento. Scusate, ma non possiamo farla senza Bernie. Bernie! Bernie! Bernie. Scusami, Steve, ma io ti amo. Bernie. E non sopporto l'idea di non sapere dove andrai e cosa farai. Arrivederci. A presto. Ti aspetterò per sempre, per sempre, per sempre. Ti prego, torna da me, Steve. Buongiorno, Steve. Dottoressa Vaselli. A presto, Steve. Buona fortuna. Sei spaventato, Steve? Molto, direi.
una settimana dopo. Va bene, andiamo. La seguo, tu. Per una ragazza che deve andare al college. Com'è la carne arrosto oggi, Rose? Oh, quasi buona come quella di ieri. Bene. Allora prendiamo le giacche. Come preferisce, signore. Tenente Fleming. Attenzione, tutti ai loro posti. Prepararsi per il controllo finale. Polso regolare. Respirazione regolare. Controlli ok, pronti per la fase 1. Senatore Kirby, sono lieto di vederla. Come va? Grazie. Salve, colonnello. Buongiorno. Tenente. Steve, qui non siamo nell'Italia di Mussolini. Sei libero di cambiare idea se lo vuoi. Procediamo, d'accordo? Tu mi dai l'opportunità di correggere un mio errore. Ti ringrazio per questo. Inizia la fase 1. Così questo processo può trasformare un ragazzo poliomelitico in un atleta di classe mondiale, veloce e possente. Pensi che esercito potremmo avere? Vediamo se il ragazzo esce indenne dall'esperimento prima di cantare vittoria. Dove l'avete trovato? Beh, non è stato facile. È stato scelto tra 600 volontari. Diventerà un eroe nazionale. Pronti per non esattamente. La fase 2. Il suo nome è segreto. Solo la dottoressa Vaselli e io sappiamo chi è. Lo facciamo per proteggere la sua famiglia. Il suo nome in codice è Capitan America. Sarà il simbolo vivente di ciò che può fare la nostra grande e potente nazione. Iniziare l'infusione. I segni vitali sono stabili. Mio Dio. Condizione gialla. Esperimento riuscito. Tutto il personale rimanga in attesa. Dottoressa Vaselli, congratulazioni. Grazie, tenente Fleming. Le presento Richard Early, che è un osservatore speciale del presidente Russo. È stato un ottimo esperimento. Ottimo lavoro, dottoressa Vaselli, ottimo lavoro. Hai Hitler! Che succede? Guardate quella maledetta spia! Guardala! Presto, presto! Sistema d'emergenza! Qualcuno chiede un dottore! Presto, un dottore! Dio ti benedica, ragazzo mio. Fermali. Non arrenderti mai. Glielo prometto, dottoressa. Dottore, voglio il ragazzo pronto per l'azione tra 48 ore. Impossibile, colonnello, non si regge in piedi. Mi stia a sentire, dottore.
La posta è molto alta. È in gioco la vita di molte migliaia di persone innocenti. I ragazzi del controspionaggio ci hanno informato che i tedeschi hanno già un razzo sperimentale pronto per colpire gli Stati Uniti d'America entro i prossimi 5 giorni. Farò del mio meglio. Solo lui può fermarli. Se la situazione cambia, l'avvertirò immediatamente. Mi scusi. Colonnello Lewis. Mi dica dov'è il luogo del lancio. Hai imparato a usare lo scudo? Beh, sarebbe stato meglio se avessi avuto più tempo. Non preoccuparti. Troverai 2 ragazzi della Resistenza che ti scorteranno alla pista di lancio del missile proprio come se andassi a un ballo. E poi non dimenticare che indossi la tuta antiproiettile disegnata dalla dottoressa Vaselli. Non si intendeva di mimetizzazione. No, ma di sicuro adorava il rosso, il bianco e il blu. Colonnello, signore, c'è una cosa che vorrei sapere. Quando avrò gli uomini per la mia squadra? La dottoressa Vaselli teneva a mente tutti i dettagli dell'esperimento. Non ha scritto niente. E non sappiamo che materiali ha usato per la tuta e lo scudo. Pensava che fosse più sicuro. Mi dispiace, ma credo che tu sarai l'unico. Non avrai altri compagni. Ci siamo! Sei pronto? Certo, pronto. Non la deluderò, signore. Via! Andiamo, Barney! Buona fortuna, Capitan America. Ascolta. Deve essere arrivato l'americano. Santo cielo. Ah!
americano. Mi serviva per fare un po' di pratica nella tua lingua. Sembra che gli americani abbiano sbagliato a scegliere il loro campione. È una burla! È debole come un bambino! La dottoressa Vaselli deve aver commesso un errore. Where is the pen of my aunt? The pen of my aunt is on the table. Ho detto giusto, americano? Voglio parlare bene la tua lingua per quando arriverò a New York! Attenzione, tutti ai loro posti. Tu sei il simbolo perfetto dell'America, my brother. Debole e commovente. Non hai saputo neppure insegnarmi l'inglese, ma mi eserciterò mentre tu dormi. Dove andrà la grande bomba? La grande bomba andrà verso la... Come si dice Casa Bianca? No, no, non dirmelo, lo so. White House. Un regalo per il presidente Roosevelt. Dimmi, credi che io diventerò mai presidente degli Stati Uniti? 15, 14, 13, 12... Aspetta! 11, 10... Devi ascoltarmi! Non c'è tempo, ragazzo. 9, 8, 7... Qui c'è posto anche per te, bastardo! Ferma il lancio! Fermalo, altrimenti ti porto con aiuto! Me! Aiuto! Disgraziato! 4, 3... Non si può interrompere! È troppo tardi! È troppo tardi! Non ci riuscirai, americano! Non verrò con te! Che vuoi fare? Comprare la piattaforma! Thomas Kimball. Che cosa ci fai ancora in piedi? Sono le 4 del mattino. Ma come posso dormire, mamma? Siamo a Washington D.C. E saremo ancora qui quando ti risveglierai. Adesso vai a letto. Voglio vedere il presidente. E non svegliare tuo padre. Domani ha una riunione al dipartimento. Da grande sarò io il presidente. Buonanotte. Dormi bene, signor presidente.
E quel tipo con un calcio è riuscito a deviare il missile e ha salvato il presidente e tutta la Casa Bianca. Tu mi credi, vero Sam? Certo, ti credo, le foto non mentono. E neanche gli amici, comunque lo sai perché non sei saltato in aria. Perché? Perché ti ho prestato il decodificatore di Capitan Mezzanotte. Lo avevi addosso, vero? Sì, eccolo qui. Visto? Ti avevo detto che funzionava. Grazie tante, Sam. Va bene, ora... Ora dobbiamo scoprire chi è quel tipo. Aveva un tridente? No, non aveva un tridente. Allora non era un sommergibilista. E non poteva essere la torcia umana, perché avrebbe fatto esplodere il missile. Aveva una maschera? Sì, era blu. E con una A disegnata. Molto interessante, Tom. Per Dinci, sarà un articolo favoloso per il giornale della scuola. È stata la cosa più bella che abbia visto, Sam. Non lo scorderò mai, mai. Il Giappone firma una resa incondizionata. Tom Kimball si è laureato oggi. È il rappresentante della generazione post-bellica e guiderà il mondo nell'era spaziale. Paga qualunque prezzo. Porta qualunque fardello e sostieni qualsiasi avversario. Tom Kimball parte per il Vietnam per compiere il proprio dovere di americano. Il primo uomo sulla Luna. Un piccolo gradino per un uomo, un salto gigantesco per l'umanità. Il vecchio Tom ha deciso di andare in Africa a dare una mano. La sua coscienza non gli permette di stare seduto senza far niente per la povertà di quel paese. In questa nazione c'è stato un tempo in cui la gente si prendeva la responsabilità per il modo in cui viveva. Credo sia giunto il momento di tornare a questo. Thomas Kimball è stato eletto ieri sera con il motto politico che un uomo può fare la differenza. Thomas Kimball è stato eletto presidente con il margine di voti più ristretto della storia. Il presidente Kimball questa settimana incontrerà a Roma i capi di 27 nazioni per un summit. Il presidente cercherà di negoziare una messa al bando di tutte le industrie che producono prodotti inquinanti. Creeremo nuovi posti di lavoro per la gente che prima produceva plastica, tossine, pesticidi domestici. Nessuno dice che una medicina debba avere un buon sapore. Ma possiamo rifiutarci di prenderla? Io non credo. Se non prendiamo questa medicina adesso, moriremo tutti. Lentamente, ma moriremo. Grazie. Generale Fleming. Signor Presidente, stavo leggendo la sua proposta di legge per l'ambiente. Non credo che funzionerà, signore. Generale Fleming, la proposta di legge è quella. Né lei né tutto il Pentagono avete senatori a sufficienza per cambiarla. Beh, signore, io voglio vivere su un pianeta pulito come tutti gli altri, ma non può aspettarsi di tagliare del 90% i rifiuti solidi in soli 6 mesi. Ci vogliamo scommettere? Oh, certo, sì, signore. E cosa scommettiamo? Compri una macchina usata. Generale, le auguro buona giornata. Sì, signore, ci proverò. A proposito, signor Presidente, buona fortuna a Roma, signore. Grazie. Dopo la guerra, quando ero conosciuto come Teschio Rosso, la mia vita era un inferno. Voi mi avete dato assistenza. Come posso sdebitarmi? Ho sentito che il presidente americano rappresenta una piccola minaccia. Oh no. Se Kimball non viene fermato, voi vedrete tutto ciò per cui avete lavorato e pianificato negli ultimi 20 anni andare in malora, signori.
È così in fretta da farvi girare la testa. Non le sembra di drammatizzare, generale? No, no, ha ragione. Silenzio, silenzio. Voglio solo sapere quando uccideremo quel figlio di puttana. E come? Noi non lo uccideremo affatto. Davvero? No. L'assassinio non vale il disturbo. Ci sono voluti 2 anni per trovare Sheeran, 3 per trovare Oswald. L'operazione per far fuori il re ci è costata 22 milioni di dollari. E che cosa ne abbiamo avuto in cambio? Santi. Martiri della causa. Voi, amici miei, siete statisti. Generali, capitani d'industria, io sono un umile uomo d'affari e anche uno scienziato. Prima di prendere una decisione, posso suggerirvi di non uccidere Kimball, ma di controllarlo con un trapianto del cervello di mia invenzione che lo farà agire come vorremmo noi? Ehi, guarda laggiù. Ma che cos'è? Non lo so. Sì, capisco. Va bene, ma cercate di sbrigarvi. Ok, chiudo. È veramente incredibile. Merda. Bene, ragazzi. Sembra che l'elicottero della compagnia sarà qui tra 8 ore. Sì, lo so. È snervante stare con questa cosa. Ma che volete farci? La compagnia ci ha ordinato questo. Non si rendono conto. Cosa diavolo succede? Oh mio Dio, ma è vivo! Visto niente di simile. Chi è? Hanno trovato l'uomo del missile. È un miracolo, Sam. Pensa che io potrò parlare con lui. Sicuro che non sia una montatura? Ti ricordi della foto che ho scattato quando ero bambino? Certo. Beh, è uguale a quella pubblicata dai giornali. Oh, wow! Se questo è vero, lui potrebbe aiutarci. Accidenti, ma è... Una notizia magnifica, Tom. Sam. Se questo tizio è stato faccia a faccia con... Teschio Rosso dovrebbe sapere tutto di lui. Per una volta risparmiami la teoria della cospirazione. Tu pensa solo a governare il tuo dannato paese. Io me ne andrò a casa a bermi il Long John. È incredibile. Voglio che il presidente Kimball sia messo in programma per la prossima settimana e che tutto il suo personale sia controllato. Come già fatto, signore.
È lui. Chi, papà? Capitan America. Cercherà di fermarmi. Dimmi, posso contare su di te in questa circostanza? Assolutamente. Ma dove sono? Dov'è la mia casa? I funzionari canadesi si incontrano oggi a Washington con la controparte americana per discutere il problema delle piogge acide. Il primo ministro Mackenzie... Non sarà facile, ma noi tenteremo con tutte le nostre forze e se sarà necessario... Chi erano quelli? Nazisti. Ma lei chi è? Una volta ho visto un film in cui cercavano di ingannare una spia inglese. Giornali falsi, falsa radio. Non ci casco. Mi crederesti se ti dicessi che mi ha mandato il presidente degli Stati Uniti? E che si tratta di una cosa estremamente importante? Non molto. Ok. Siamo ancora nel 43. Io sono una spia nazista. Allora perché dovrei farti delle domande su cose che già so? Guarda, sai cos'è? Per quel che mi riguarda potremmo essere anche nel 2000. Ma dimmi tutto ciò che sai su un certo Teschio Rosso. Sì, è ancora vivo. Non sappiamo chi sia o dove si trovi. Sappiamo solo che usa il nome che portava da bambino. Ha subito un'operazione plastica. Abbiamo scoperto che lui è il fulcro di una possente forza mondiale.
Io li ritengo responsabili di molte atrocità commesse in questi ultimi 30 anni. Ascolta, io ho le prove che questo teschio rosso è stato implicato nell'omicidio di Robert Kennedy, John Kennedy e Martin Luther King. Gesù. Tu non sai nemmeno di chi stia parlando, vero? Va bene, non ha importanza. Il loro prossimo obiettivo sarà il presidente Kimball. E se questa nazione perderà Tom Kimball, sarà un disastro. Capitan America, tu ci devi aiutare. C'era una scienziata, un'italiana. Si chiamava dottoressa Vaselli. Dottoressa Vaselli, sì. Sì. Dunque, lei conosceva Teschio Rosso. Lei aveva dei documenti, oppure un diario. Non sapresti dove li ha nascosti? Per favore, mi faccia scendere. Non mi sento bene. Come? Ho detto di fermare la macchina. Non mi sento molto bene. Oh, ma sì, certamente. Oh. Posso fare qualcosa? Ma... Aspetti! Aspetti! Non può lasciarmi qui! Accidenti! Canada. Hai una sigaretta?
Bene. Bene. Ehi, lasciami! Papà! Mamma! Cosa c'è? Questo idiota mi ha aggredito! Oh, mio Dio! No, fermo! Lo conosci? Sì, lo conosco. Non può essere. Sì, sono io. Tutti continuavano a ripetermi che disperso in azione era un altro modo per dire saltato in aria. Ma io non ci ho mai creduto, Steve. Neanche per un secondo. Io sentivo che tu eri vivo. Sai, è per questo che ho tenuto la casa. In modo che sapessi dove trovarmi. Sai, Jack è un brav'uomo ed è un buon padre. Avevo 38 anni e volevo avere dei figli prima che fosse troppo tardi. Mi hai aspettato per 16 anni. Mi sento così vecchia, così brutta, e invece tu... Tu, brutta? Ma cosa dici? Oh, Bernie, sei sempre bellissima. Abbiamo perso le sue tracce a 400 miglia da Vancouver. Ma mettiamolo in questo modo. Quale sarebbe il primo posto dove andresti se fossi stato ibernato per 46 anni? Abbiamo fatto bene a mettere il suo telefono sotto controllo. Oh, beh, a casa. Ma questo che significa? Non sappiamo chi è, nemmeno dove abita. Ecco perché non farai mai carriera. Ora devo andare in archivio. È un famoso reporter, papà. E ha vinto il Pulitzer. Se qualcuno può portarci da Capitan America, questo è lui. Io non ti capisco. L'avevi in pugno e te lo sei lasciato scappare. Thank you.
quiz sulla 1, signor Presidente. Pronto? Tom, ho l'indirizzo della fidanzata. Berenice Cooperman abita al 90 di Redondo Beach, California, e vive lì dal 1937. Andiamo, Capitan America è in California. Grazie per l'ospitalità. Ma figurati. Eh già, voi non avevate videoregistratori. No. E poi, Sharon, non eravamo abituati a scegliere i film nelle librerie. We will be able to speed up that day when all of God's children. Vado io, tesoro. È lei Berenice Cooperman? Sì, sono io. Cosa vuole? So che non ha motivo di fidarsi di me, ma è molto importante che trovi Capitan America al più presto. Io non so chi è lei e non so neanche di che cosa sta parlando. La prego, sono dalla sua parte. Io posso provarlo, ma... Ehi! Jack! Dov'è? Dov'è Capitan America? Non mentiva. Era tutto vero. Tutto su questo libro. È vero. Quel criminale è ancora vivo. Se fossi riuscito a eliminarlo, tutto questo non sarebbe successo. Devo riuscire a trovarlo. La dottoressa Vaselli teneva un diario. Avrà scritto senz'altro il vero nome di Teschio Rosso. Pronto? Continuavano a chiederle dove fosse Capitan America, ma lei non gliel'ha detto, neanche quando... Che cosa? Papà! Si riprenderà, non è ferito gravemente, ora lo portiamo al St. John's. No, aspetti, dov'è mia madre? Capitan America, mi credi ora? È il decodificatore di Capitan Mezzanotte. Dallo a Tom. Ok? Ok, sì. Scusi, ma dobbiamo andare. Accidenti, arresto cardiaco. Mamma! No! Mamma! Mamma! No! No! Non so come farà senza la mamma. Mi spiace, ma ora dovete andare. Barney. Questo gli piacerebbe. Bene, signori, e ora passiamo al prossimo concorrente. Thank you.
Interrompiamo i programmi per un'edizione speciale del telegiornale. Alle 11.49 circa, ora di New York, il presidente degli Stati Uniti è stato rapito dal suo albergo a Roma da un folto gruppo di terroristi non identificati. I dettagli al momento sono scarsi, ma la nostra fonte ci informa che un gruppo di 20 uomini pesantemente armati ha attaccato l'hotel. Non sappiamo al momento se il presidente sia stato ferito durante l'azione. Lo scopo del rapimento e l'identità dei terroristi sono al momento un mistero. È incredibile, che mondo. Il generale Fleming sono stati loro. Ma di che cosa stai parlando? Quelli che hanno rapito il presidente sono gli stessi che hanno ucciso tua madre. Devo trovare il diario della dottoressa. Tutto quello che posso dire al momento è che stiamo seguendo una pista ben precisa. E consiglierei di mantenere la calma e di rimanere tutti uniti. Stiamo facendo il possibile e non è detto che per domani non sia finita. E mi sentirei ancora di aggiungere che sarà una lunga notte per tutti noi. Il laboratorio era sotto una tavola calda. Dovremmo essere vicini. Eccola. Un mio vecchio errore. Oh mio Dio. Allora è vero. Dov'è? Ecco il diario. L'ho trovato. Sono qui, ne sono sicura. Stai attenta. Poi non servirà più.
Accidenti! Questo è per Bernie. Ora basta, pagliaccio. Dov'è Teschio Rosso? Io non so niente. Nessuno lo sa. Noi prendiamo gli ordini solo da sua figlia. Nascondiglio estivo è a Venezia. Ehi, senti qui. Non ho mai saputo il nome di quel poveretto, ma so che viveva in una città chiamata Porto Venere, nel nord Italia. Il bambino venne rapito da una casa in via Cavour, la casa dei tre angeli. Casa dei tre angeli. Forse lì ci sapranno dire il nome che Teschio Rosso aveva da bambino. Ah! Ma cosa volete? Perché non la facciamo finita? Mi piacerebbe, signor Presidente, ma sfortunatamente queste sostanze chimiche devono agire sul cervello almeno 24 ore prima che i tessuti siano ricettivi all'impianto. Sei solo uno psicopatico? O hai in mente qualcosa di particolare? Particolare? No. Voglio solo essere il Presidente degli Stati Uniti. Non è il sogno di ogni bambino? Credi che siamo degli stupidi? I miei ragazzi sapranno trovare questo posto in meno di 24 ore. Oh, già, il ricetrasmettitore. Forse lei stava pensando a questo. Vero? Ah, è stato rimosso dal suo molare inferiore destro, come il mio, mentre era svenuto. Sì, è stato difficile individuarlo, ma non si preoccupi, tanto lei non ne avrà più bisogno. Bene, allora ci vediamo tra 24 ore, signor Presidente. Allora, qui c'è Roma. E qui c'è Porto Venere. Se ci sbrighiamo saremo lì giusto per l'ora di colazione. Sharon, puoi fermarti un momento? Non mi sento bene. Capitano America soffre il mal d'auto. Ti serve aiuto? Aspetta, ma dove vai? Non posso metterti in pericolo, almeno questo lo devo a Bernie. Ci vediamo. Ma che cosa dici? Apri questa porta! Fermo! No! No! Merda! Taxi!
C'è nessuno? C'è nessuno? Buongiorno. Qui sopra. Cosa volete? Mi scusi tanto, non volevamo disturbare. Ecco, noi volevamo sapere... Sa dirmi della gente che abitava qui una volta? Buongiorno. Scusi tanto se la disturbiamo. Dovete oltrepassare quel cancello. Il sotterraneo era in rovina quando i miei hanno comprato la casa. Come distrutto da un'esplosione. Ma hanno trovato qualcosa nelle macerie che sicuramente apparteneva alla gente che voi adesso state cercando. Chissà perché mia madre le ha conservate. Forse adesso ho trovato la risposta. Oh, guarda. Che cos'è? È un vecchio registratore. Ne avevo uno così da bambino. Chissà se in paese ci sarà qualcuno in grado di aggiustarlo. È da più di 20 anni che non vedevo un affare del genere. Me lo fa sentire ancora? Ma certo. Non credo che lo troveremo sull'elenco del telefono. Già, non credo proprio, Steve. Perché non mettiamo un'inserzione sul giornale? Supereroe fuori moda cerca multimiliardario ex bambino prodigio con una mano sola e con plastica facciale. Discrezione assicurata. Va bene, va bene. Ti ho già chiesto scusa. Che vuoi che faccia, cara Kiri?
Meno male, l'ha trovata. Credevo di averla persa per sempre. La ringrazio. Seminati, rilassati. Non sono sicuro. Non si fanno seminare quelli. Andiamo, non fare il paranoico. Guarda. È lui. San Lorenzo, San Lorenzo. Eccola. L'isola di San Lorenzo è a circa 50 miglia. Visto che siamo nei paraggi, andiamo a dare un'occhiata. Potrò conoscere il presidente. Valentina! Sharon, quando arriviamo al castello, voglio che tu rimanga nascosta e che mi lasci fare il mio lavoro, ok? Accidenti, ci hanno trovati, Steve! Tieni forte! Se sarai da solo. Ti do un consiglio, amica mia. Il tuo comportamento non è corretto. Non è per niente corretto. Se non fai attenzione, finirai con qualche bello spregio. Qui. Qui. E qui. Come tua madre. La pressione del sangue è normale e i globuli bianchi sono saliti del 20%. Che cosa vuoi dire?
che non possiamo ancora fare l'impianto? Esattamente, almeno finché la pressione non salirà di qualche altro punto. E quanto ci vorrà? Per essere sicuri, diciamo 20 minuti. A che cosa le serve quell'arma? Quale? Questa? Non è un'arma, è uno strumento chirurgico creato apposta per lei. Non sarà una grande tragedia. Non capisce che la sua gente sarà felice di avere un nuovo presidente? Eh? Ci vediamo tra 20 minuti. Pensi bene prima di annullare la riunione. Scopriremo qualche complicità tra i sovietici e i rapitori. Piuttosto ovvio. Ha sempre funzionato. Ne è certo? Sì, sì. Non manca molto, generale. Questa volta non sbaglierò. Quindici minuti. Non funzionerà. Cercatelo! La prego, si arrenda, signor Presidente. Non ha scampo. Ti servo per il tuo piano, vero? Naturalmente. Allora non mi avrai. No! Grazie. Dovere, signore. Steve Rogers. Ma io ti conosco. Non è possibile. Allora, era lei quel bambino. Steve, io ho atteso questo momento per tanto tempo. È magnifico. Dobbiamo andare, presidente. Sì. Sam mi aveva avvertito. Mi ha detto di darle questo. Sono state le sue ultime parole prima di morire. Lo hanno ucciso loro.
La pagheranno. Certo. Mi aspetti alla spiaggia. Ci sono delle caverne dove può nascondersi. Lì sarà al sicuro. Stai scherzando? Io non abbandono Capitan America. Andiamo. Chiamerò aiuto. Pronto, base 3. Sono il presidente Kimball. Mi passi il comando. Lo so, stento a crederci anch'io. Signor Presidente, il palazzo è sicuro, signore. Sono io al comando. Generale, questa volta lei non la passerà liscia. Davvero? Non so come hai fatto a trovarmi. E nemmeno come hai fatto a non invecchiare. Ma di una cosa sono sicuro. Oggi tu morirai. 50 anni fa tu sei stato la ridicola idea della dottoressa Vaselli. E rimani il ridicolo simbolo di un'America debole e decadente. Davvero? Sei coraggioso. E allora preparati, fratello mio. Vediamo se il tuo cuore generoso è più forte del mio profondo odio. Sei ancora debole come allora, fratellino. Smettila di chiamarmi fratello! Signor Presidente, grazie.
farai la stessa fine di mia madre. Spara. No. Sarebbe troppo facile. Dovrai morire lentamente. Questo è un fucile. Ma questo è un detonatore. Pensi davvero che mi farei prendere vivo? Comparato con dei megatoni, questo aggeggio può considerarsi quasi inoffensivo. Ma basterà a far sì che il sud dell'Europa sia radioattiva per almeno 150 anni. Decade più, decade meno. Ah. 70 milioni di vite spente come delle candeline. E Capitan America non può farci proprio niente. Stai giù! Non muoverti! Ci siamo quasi. De Santis! Adesso ricordi? De Santis! Dovremmo esistere. Manderò le nostre povere anime al riposo eterno. Riposa tu in eterno! Attento! Oggi a Roma 116 nazioni hanno concordato sulla protezione dell'ambiente. In un breve comunicato il presidente Kimball ci ha chiesto di ricordare tutte le persone che hanno dato la vita per fare del nostro mondo un posto migliore in cui vivere.
Il presidente ha chiuso il comunicato con questo strano messaggio. Capitan America, ovunque tu ti trovi, abbiamo di nuovo bisogno di te. Every free man is born in my view.